Salve a tutti, la funzione di questo video è quello di darvi una dimostrazione di come funziona la prima versione messa a disposizione di Ubuntu 12.10 Touch Preview, è una developer preview, su un dispositivo Galaxy Nexus in questo momento in mio possesso. Questo è, secondo il mio punto di vista, uno dei migliori dispositivi, uno dei migliori Google Fonini al momento sul mercato, compreso anche il Nexus 4, ed è stato uno dei top telefoni del 2011. La prima distribuzione di Ubuntu è una developer preview. Quindi non è assolutamente da considerarsi a tutti gli effetti come una distribuzione da tenere su un telefono per un uso quotidiano, per un uso affidabile o attendibile, perché è più che una preview, io lo chiamerei una demo di come poi sarà in realtà la versione stabile. Dunque oggi è il 24 di febbraio, io l'ho montata il 22, esattamente un giorno dopo dalla pubblicazione delle prime build di preview di Ubuntu, che sono uscite con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Adesso accendiamo il dispositivo. Naturalmente sono unlocked come bootloader, per permettere di montare anche sia la custom recovery che tutto il resto. Ecco, adesso lui ci impiega qualche secondo e poi parte la release di Ubuntu. Vediamo che già alla partenza si presenta quella che si può chiamare una specie di lock screen, anche se proprio di lock screen vera e propria non si tratta. Si sta allacciando in questo momento alla mia rete wifi. Spesso accade che all'accensione del telefono diventa nero, cioè sembra che vada in sleep e poi ritorna la schermata, ma questo può accadere, non accade sempre saltuariamente. Per sbloccare il telefono è sufficiente trascinare da destra verso sinistra lo schermo di lock e arriviamo alla home dell'interfaccia di base. Noi abbiamo la possibilità di spostare col dito dalla home alle altre sezioni. Come io sposto le schermate, mi si apre una dock che mi permette di andare in maniera rapida da una sezione all'altra senza trascinare tutte le videate che l'interfaccia utente mi presenta. Ecco, ci sono alcune caratteristiche di questa versione di software mobile che può lasciare un attimino l'utente spaesato, soprattutto se viene da Android o se viene dal mondo iOS o Windows Phone, perché è un pochino atipica, bisogna prenderci un po' la mano. Spesso vediamo che per chiamare un'applicazione qualsiasi, io vado nella home, per esempio, chiamo l'applicazione fotocamera. La fotocamera è una di quelle poche applicazioni al momento completamente funzionante, almeno sul Galaxy Nexus. Ecco, ho appena scattato una foto, lui me la mette in galleria. Posso passare dall'applicazione fotocamera direttamente alla galleria cliccando sul link della galleria. Ora io ho la possibilità di scrollare la galleria come una qualsiasi applicazione delle gallerie che mi fa vedere prima gli album, poi selezionando gli album mi va a vedere le singole foto. Ecco, come notate ci sono un po' di lag che sono un pochino non proprio diciamo non proprio adatti a questo tipo di telefono, che è un dispositivo che di lag non ne deve avere, o perlomeno io, venendo dalla 422 di Android,
un dispositivo che con questo tipo di firmware è eccezionale, fluido, senza alcun tipo di impuntamento di lag. Ecco, non funziona in nessuna applicazione il sensore di movimento, nel senso che io posso al limite ingrandire con lo zoom le foto, neanche con il trascinamento delle dita per fare l'effetto zoom, ma sono costretto a fare il doppio clic. Ecco, vedete anche quando faccio il doppio clic per minimizzare o massimizzare una foto, quando faccio lo zoom in dimensione originale ho un attimino di nero, quindi anche queste sono tutte cose da sistemare poi nella versione definitiva. Per uscire dall'applicazione, allora, il Galaxy Nexus, non avendo dei tasti fisici, in questa distribuzione non sono presenti neanche i tasti virtuali come invece avviene per le distribuzioni di Android installate su questo dispositivo. Per cui, per richiamare le funzionalità del menu dell'applicazione, delle opzioni, io devo col dito trascinare dal basso verso l'alto e sollevare quelle che sono le opzioni dell'applicazione che sta girando in questo momento. Faccio back per dire, per ritornare all'elenco degli album in galleria. Dopodiché, se volessi uscire, non avendo il tasto back, per uscire il sistema è questo, cioè chiamare, spostare da sinistra verso destra per far apparire quella che è la barra laterale in stile proprio Unity, che è l'interfaccia utente installata per default nei sistemi Ubuntu desktop di base. Quando io esco, ritorno all'elenco delle app, mi fa vedere l'elenco delle app, mi fa vedere quelle che sono in background, ossia quelle che io ho appena chiamato, che posso richiamare semplicemente facendo il tap sopra all'applicazione, e mi dà anche un elenco di sezioni con le applicazioni più usate frequentemente, quelle installate, quindi quelle utilizzabili, e quelle disponibili per il download. In realtà questa essendo una preview, quelle disponibili per il download, anche se sono collegato in rete, in realtà non esiste ancora un market, per cui io, anche se le clicco, non succede assolutamente nulla. Ci sono dei momenti di assoluta fluidità, bisogna dirlo, di tutto il sistema, altri momenti in cui ci sono degli impuntamenti che sono ancora assolutamente ancora tutte da ottimizzare. Per quanto riguarda il richiamo delle applicazioni, come ho detto, appunto, siamo in stile Unity come interfaccia, quindi trascino da sinistra verso destra per aprire la barra a scorrimento laterale. Poi posso richiamare un'applicazione, l'applicazione desiderata, per esempio Gmail. In questo caso lui mi dice Network Error, in questo caso non si è agganciato non si è agganciato alla mia rete locale. Provo a darglielo adesso. Questo purtroppo succede diverse volte, che anche se io ho già registrato una rete, al successivo riavvio del dispositivo non mi mantiene il collegamento alla rete stessa e devo riregistrarmi. Addirittura una volta mi è capitato che mi mostrava più volte il nome della rete con lo stesso SID. Infatti adesso mi richiede l'autenticazione, in questo caso non funzionerà. Ecco, ho ripristinato il collegamento di rete wireless. Stavo dicendo, io posso chiamare una qualsiasi delle applicazioni di quelle che vengono presentate dalla barra laterale, esempio Gmail. In questo momento entra nelle mie mail. Ecco, anche il touchscreen ha una sensibilità, secondo me, molto migliorabile, perché se io
cerco di esempio di scrivere qualcosa. Adesso voglio fare un reply a questo messaggio. Voglio scrivere Gabriele. Se io anziché toccare la lettera direttamente in maniera precisa effettuo una specie di scivolamento, spesso non mi prende la lettera, ma mi sposta l'applicazione un po' come se volessi cambiare task. Quindi è molto difficile per dire a volte fargli prendere l'impulso per passare dalla tastiera alfabetica alla tastiera numerica o viceversa, oppure, ecco, come in questo caso, perché bisogna prendere direttamente il tasto. Insomma, da migliorare anche tutto quello che è l'assetto della touchscreen. Se voglio mettere le maiuscole per dire qui devo tenere spinta per mettere il blocco maiuscole, a volte tocco per metterla o toglierla, non sempre lo prende perché bisogna essere molto precisi e così via. Adesso faccio un chiudi perché non mi interessa inviarla, cancella. Ecco, da notare anche un'altra cosa, che la maggior parte delle app che ci sono non sono, io adesso esco facendo il solito movimento per tornare a menu. La maggior parte degli applicativi installati in realtà non sono delle vere e proprie app intese come client, un po' come Gmail in Android, che è una vera e propria app che si collega al tuo account di Gmail e te le ripropone in maniera impostata da programma, ma sono in realtà dei browser che vanno direttamente al link del servizio, come esempio Twitter. In realtà non è un client, ma si collega al sito in stile mobile di Twitter, così come Facebook e diversi altri applicativi preinstallati. Adesso io da qui esco, così come dicevo appunto Facebook. Andiamo a cercare Facebook. Anche questo da quello che si può vedere, è esattamente lo stesso, la stessa app browser che si collega direttamente al servizio in stile mobile, anziché andare, diciamo, nel portale dedicato al desktop, andrà nel m.facebook e via dicendo. Poi una cosa da notare un po' è appunto la suddivisione dell'interfaccia. Abbiamo la home che crea dei raggruppamenti di tutte le sezioni che sono previste in questa versione di Ubuntu, ossia abbiamo le applicazioni usate di frequente, i people preferiti. Ecco, qui vengono. Nella versione preinstallata vengono montate come demo una serie di contatti che poi in realtà noi non utilizzeremo, che sono contatti, adesso devo tornare alla home, e una serie di contatti che si possono poi cancellare in un secondo momento, come abbiamo avuto l'accesso SSH al dispositivo, lanceremo uno script apposito che permette di gestire i contatti, managecontacts.py, che sarebbe uno script in Python che permette di cancellarne o di aggiungerne in gruppo, per esempio caricandoli da un CSV. Ecco, anche come dicevo, il touch, anche nello scorrimento, a parte qualche lag ben visibile, qualche impuntamento, bisogna, ecco, come in questo caso volevo fare scorrere l'elenco dei miei contatti preferiti. In questo caso, se comincio a farlo scorrere tappando un po' troppo a destra, anziché far scorrere l'elenco dei contatti, mi va a chiamare uno degli ultimi applicativi recentemente usati, in questo caso Facebook. Quindi bisogna fare anche attenzione, diciamo, come sensibilità, dove toccare per far scorrere un certo contenuto piuttosto che un altro. Poi dicevo, raggruppamenti della home,
i miei contatti preferiti, i contatti con cui più recentemente sono rimasto in contatto, e poi c'è la parte musica e la parte video, cioè la musica recentemente ascoltata e i video visti. Fra le altre cose, la procedura richiamabile direttamente da questa interfaccia del video non del media player non funziona, che è questo qua. Arriva una maschera tutta nera, ma in realtà poi non si può fare nulla. Ecco, se io sollevo le opzioni di programma, mi dice di andare in full screen o di minimizzarlo, ma poi in realtà non succede nulla. Qui è quanto stavo appunto guardando. Poi dicevo, abbiamo la home che appunto raggruppa, abbiamo la home che raggruppa tutte le parti del mio dispositivo, quindi contatti con cui ho avuto dei contatti recenti, musica, video, eccetera. Poi abbiamo nelle altre videate quella proprio destinata ai contatti, quindi sia i miei preferiti che quelli più recentemente contatti, gli ultimi, i nuovi contatti e le ultime chiamate fatte. Reparto telefonico, questo è un discorso che riguarda a tutti quelli che vogliono diciamo installare questa versione di Ubuntu Touch sia sul Nexus sia sul Nexus 4, ossia i due dispositivi, cioè escluso i tablet, praticamente i telefoni che implementano anche il discorso di telefonia. Adesso non so perché. Ah, ecco, mi è venuta prima la schermata di Facebook e poi il telefono. Allora, innanzitutto da specificare una cosa, il comparto telefonico funziona solo se nel vostro telefono avete una SIM senza la protezione del PIN code. Quindi se avete il codice PIN per sbloccare il telefono, dovete, prima di installare Ubuntu Phone, andare nelle opzioni della SIM e disabilitare, praticamente togliere la SIM. Oppure se avete già installato Ubuntu Phone dimenticandovi di disabilitare la SIM, tocca aprire il telefono, estrarre la SIM, metterlo su un altro telefono dove l'opzione è funzionante, eliminare il PIN code e poi rimetterlo, perché altrimenti Ubuntu ancora non è pronto a fare la decodifica di una SIM protetta e non potrà mai funzionare né il telefono né gli SMS, quindi tutto il comparto telefonico. Che puoi funzionare relativamente, nel senso che se io adesso faccio per esempio una chiamata 3, 2, ecco, vedete che anche qui fa fatica un po', me l'ha presa in ritardo, insomma ci sono dei problemi di lag non indifferenti. 3, 2, 8, 8, faccio un numero di telefono qualsiasi, 119, vediamo, che è il numero TIM in questo caso. Ecco, adesso me le ha prese tutte in una volta. Lui chiama correttamente. Lui adesso compone il numero e chiama e funziona. Si sente sia in ricezione che in tra. Come potete sentire, ecco, funziona correttamente. Io adesso chiudo la chiamata. Scusi, facevo una prova, mi sono sbagliato, mi scusi. Mi ha risposto subito l'operatore, quando serve non si trova mai. E pronto? Una caratteristica curiosa è il comportamento della status bar, il comportamento della status bar che onestamente io stesso ci ho messo un pochino prima di capirne il funzionamento, anche perché la cosa non è molto documentata. Come si può vedere, nella status bar abbiamo innanzitutto la parte search che in realtà non è funzionante, o almeno non ho capito come la si possa attivare, nel senso che cercando di
tappare su search non accade assolutamente nulla, perlomeno in questo momento. Allora, come si può vedere nella status bar abbiamo a partire da destra verso sinistra l'orologio con l'indicazione col formato AMPM e poi abbiamo l'indicatore della batteria, l'indicatore della connessione wireless. Attualmente funziona solo la connettività wireless per quanto riguarda la navigazione internet, non funziona quindi il collegamento 3G, quindi dal reparto telefonico funziona solo la telefonia e gli SMS, ma non funziona la connettività internet attraverso packet data. E poi abbiamo il controllo del volume e i messaggi ricevuti che si accende quando ci sono dei messaggi in attesa. Come passare nella notification bar da una sessione all'altra? Come vedete, se io faccio scorrere praticamente completamente la notification bar, così come avviene in Android, scende del tutto la videata, mi mostra praticamente tutte le informazioni, in questo caso dell'orario, quindi lui adesso in questo momento è erroneamente impostato come orario di Londra, ma purtroppo questo è difficile modificare, c'è la maniera di modificare il time zone, cioè la zona oraria, perché inizialmente la preview è messa come Greenwich Time, la si può impostare però attraverso un procedimento di collegamento in SSH o via ADB, ma non è facilmente impostabile direttamente dal telefono. E poi mi mostra gli eventi a calendario di prossima scadenza e basta. Io non posso, una volta che ho aperto completamente la notification bar, semplicemente scorrendo a destra e a sinistra. Ecco, adesso infatti mi è uscito perché ho richiamato il menu di la barra laterale di Unity. Non posso, una volta che ho aperto completamente, scorrere a destra e a sinistra, ma in pratica per passare da una, diciamo, da una tab all'altra delle funzionalità di status bar, devo parzialmente far scendere la status bar, e quando è parzialmente sollevata, a questo punto fa scorrere a destra e a sinistra per andare nella sezione di mio interesse. In questo caso, se voglio andare nella sezione delle reti, faccio scendere parzialmente e poi scorro fino a raggiungere l'indicatore della rete, e a questo punto trascino fino in fondo la notification bar. A questo punto lui mi presenta tutte le reti che sente, wifi che sente attorno al suo raggio, mi fa vedere quella con cui sto lavorando in questo momento come flaggata accesa. Se ne seleziono un'altra, mi chiederà l'eventuale password VPA se è protetta da password, e permetterà di registrare un'altra rete. Stessa cosa, se voglio passare nelle indicazioni della batteria, scorro a notification bar parzialmente discesa e poi completamente. In questo caso posso modificare la luminosità del video, chiederla automatica o non automatica, e mi mostra la percentuale rimanente di batteria. Poi ritorno un attimo su perché voglio cambiare, voglio far vedere le impostazioni. Questi sono i messaggi che sono, la maggior parte sono tutti messaggi farlocchi, finti, sono dimostrativi, appunto precaricati con questa versione. Anche questi si possono cancellare tutte dalla sezione messaggi. E poi c'è la parte relativa al volume. Io posso metterlo in mute, cioè azzerare completamente il volume, oppure andare a regolare con lo slider il volume, che comunque posso controllare anche con i tasti di volume su e giù. Altre cose, dunque, qua ritorniamo alla home. Invece, come schermate della home, abbiamo appunto quella della musica con
i brani, diciamo, consigliati, quelli che saranno poi disponibili nel market Ubuntu per l'acquisto o il noleggio o quello che è, e avrete anche i brani vostri locali sul dispositivo. E la stessa cosa per la parte video. Adesso sono la parte video, che è questa qua, stessa cosa, qui video consigliati, i recenti, qui anche qui posso scorrere, ecco, vedete sempre i problemi di touch, che dico, di scorrimento. Io, siccome c'è lo scorrimento orizzontale dei vari raggruppamenti, io quando faccio lo scorrimento orizzontale mi fa scorrere anche le varie schermate. Questa è un po' è un po' un comportamento antipatico, di cui io spero che rivisitino un attimo il funzionamento, oppure migliorino in maniera notevole, perché io qui, per esempio, voglio scorrere i miei preferiti, ma se faccio troppo, ecco, in questo caso mi faccio apparire la barra laterale sinistra, oppure se lo prendo da destra mi vado a chiamare le applicazioni recenti, anziché fare scorrere, diciamo, il contenuto di mio interesse. Per cui questo è sicuramente migliorabile. Come ripeto, è una distribuzione di preview interessante più che altro per gli sviluppatori che vogliono approcciare allo sviluppo delle app in Ubuntu Touch, che si possono realizzare con un linguaggio che si chiama QML, che si può creare col Qt Creator in un ambiente Ubuntu Desktop, ma non è assolutamente da considerare una ROM né stabile né di uso quotidiano, specialmente se uno lo usa come telefono principale e deve essere reperibile. Grazie per avermi seguito, come dicono oltre manica, thanks for watching. Se avete commenti o domande, curiosità, potete sempre lasciare un commento nell'apposita sezione del blog di riferimento a questo video. Se siete capitati in questo video facendo una ricerca direttamente da YouTube, troverete le indicazioni del blog direttamente nella descrizione, nel commento. Alla prossima!